Guardi, in questo momento il numero esatto onestamente non glielo so dire, perché sul numero si stanno ancora determinando gli impatti che deriveranno dalle successive tappe che la Costa Croce Mediterranea avrà. In questo momento sono in corso le verifiche, anche in completamento, perché ieri mattina sono cominciate le verifiche dal punto di vista dell'USMAF, cioè della Direzione Sanitaria Marittima. Oggi sono in corso a bordo anche i test rapidi per verificare le persone che devono scendere a bordo se risultano, diciamo così, con un impatto dal punto di vista della pandemia. Quindi completate le verifiche con la temperatura e i risultati dei test veloci, a quel punto ci sarà la possibilità per le persone che decidono a bordo, sostanzialmente i campani scenderanno, diciamo così, si cominceranno tra qualche ora, mi immagino, le operazioni di discesa e poi di trasbordo, evidentemente con dei pullman che organizza la compagnia verso le destinazioni finali. Se la Costa Mediterranea avrà altre tappe in giro per l'Italia, come è possibile in questo momento, allora evidentemente le persone che sono più vicine alle altre destinazioni scenderanno nelle altre destinazioni italiane. Dipenderà dalle decisioni che vengono assunte dal comando generale della Capitaneria di Porto, che sta assumendo il coordinamento nazionale di queste attività. Il punto è che bisogna organizzare, diciamo così, in ogni caso il loro viaggio verso la destinazione definitiva. Quindi il punto, a parte che i comunitari non sono tantissimi per la verità, diciamo, il punto principale, diciamo così, sono il numero degli italiani e soprattutto delle altre nazionalità. Per la verità la nazionalità prevalente è quella filippina, come voi sapete, come numero di equipaggio. Quindi alla fine le decisioni che vengono assunte dipendono sostanzialmente dall'organizzazione del viaggio di trasbordo verso la destinazione finale. Quindi la scelta in questo momento viene fatta in funzione della discesa dei passeggeri che raggiungono più rapidamente la destinazione finale, in questo caso la Campania, per poter andare verso le loro case. Da questa prima ricognizione che avete fatto, ci sono situazioni problematiche? Guardi, dalle informazioni che avevamo no, perché nella nave non si era registrata alcun caso, diciamo così, di epidemia, né le temperature dell'equipaggio erano anomale, quindi diciamo, ora sono in corso le ultime verifiche, correttamente vanno fatte, ma allo stato, quando sono arrivati ieri, le informazioni che avevamo erano queste. La nave per ora, diciamo, non registra alcun caso, quindi in pura teoria, se non registrasse alcun caso, non avrebbe neanche lo stretto bisogno della sanificazione, che è comunque una misura preventiva corretta. Nel caso in cui c'è una misura da prendersi a bordo, ovviamente la sanificazione è un'attività che viene fatta ordinariamente, diciamo. Allora, io sono aiutato così.